Allora, Fabio Massimo Pennisi, l'UGL provinciale e nello specifico, insomma, il direttivo gelese, ha deciso di affrontare, come dire, di faccia un problema grave che è quello del mobbing. Avete deciso come sigla sindacale di attivare uno sportello di ascolto, insomma, per venire incontro a un problema che incide anche sulla vita esistenziale, insomma, di molti lavoratori. Come verrà strutturato e come mai avete deciso, appunto, di aprire questo sportello? Ma innanzitutto abbiamo deciso di affrontare di petto questo problema che mortifica la vita sociale e lavorativa dei lavoratori, investendo anche le famiglie che ogni lavoratore ha, giustamente. Quindi è un problema molto serio, perché è un problema subdolo, si concretizza in una serie di comportamenti vessatori e mortificanti della dignità del lavoratore, che non raggiungono necessariamente la soglia del reato, ma che tutti insieme tendono a emarginare il lavoratore dal posto di lavoro. Sono dei comportamenti vergognosi che si verificano giornalmente nei posti di lavoro delle aziende sia piccole che grandi. Il mobbing può essere sia verticale che orizzontale, quindi perpetrato da responsabili o da colleghi, ma molte volte possiamo dire anche che le due fasi si combinano insieme e quindi hanno degli effetti devastanti sulla dignità della persona. Perché abbiamo deciso di creare un centro d'ascolto? Abbiamo deciso di creare un centro d'ascolto e di risoluzione anche dei problemi, perché vogliamo una volta per tutte affrontare un problema che ancora oggi in Italia non ha una legge quadro che lo disciplina. Oggi non c'è un datore di lavoro che viene condannato per un reato di mobbing. Normalmente i datori di lavoro vengono condannati per dei reati che sono afferenti all'interno del problema del mobbing, ma il reato di mobbing non esiste. Quindi noi ci batteremo fino alla fine e fino alle estreme conseguenze contro una problematica che mortifica il lavoratore e la sua dignità esistenziale. Quindi possiamo dire che il problema del mobbing, quindi sostanzialmente delle vessazioni sul posto di lavoro, è un problema diffuso anche in questo contesto cittadino. Diciamo che nelle grandi, nelle piccole aziende, nei posti di lavoro, nelle banche, nello Stato sì, esiste e non viene denunziato perché il lavoratore viene lasciato solo contro un problema che è più grosso di lui. Non ha neanche la solidarietà dei colleghi che no, normalmente ci sguazzano su queste cose e quindi si trova contro un qualcosa che non riesce a risolvere. L'UGL ha, come dire, credo sia la prima sigla sindacale, almeno in questo contesto cittadino, a decidere di avviare appunto un'azione di questo tipo contro il mobbing, proprio ascoltando i lavoratori, se non erro. Sì, le altre sigle ne hanno solo parlato en passant, ma di fatto non hanno fatto niente, diciamo hanno fatto molto poco. Noi, creando questo centro di ascolto, vogliamo affrontare e cercare di risolvere, avvicinando datore di lavoro e lavoratore e facendo prendere coscienza al datore di lavoro del reato che sta commettendo.